Pronto? NPT. Quindi magari lo apro anche io, lo sistemiamo un attimo. Allora, quindi che cosa andiamo a vedere? Andiamo a vedere che per ogni istante temporale, quindi per esempio sempre per il 1 giugno 2008, ragazzi, bravissimi, abbiamo calcolato quindi la semivarianza nelle nostre 8 classi di distanza. Quindi siamo 0, allora già la numera da 0, quindi 0, 1, 2, 3 fino a 7 sono 8, ok? E quindi abbiamo ottenuto quindi semivariogrammi sperimentali per ogni time step di tutte le nostre stazioni divise in 8 intervalli. Ok? Questo sarebbe questi puntini. Se vado a farvi un grafico, vediamo che esce, vediamo che cosa esce. Probabilmente una schifezza. Vabbè, la faccio in diretta anche nella slide. Ok, allora questo è quello che io ho ottenuto. In realtà questo qui non è proprio, allora io stavo cercando di farvi il grafico per il primo time step. Questo qua è il grafico della semivarianza su cui ho lavorato praticamente sulla media mensile. Dopo vi spiegherò perché. Quindi questo qua è un tipico grafico che dovreste riuscire ad ottenere. Ovviamente ci saranno alcuni intervalli di tempo, alcuni time step per cui questa semivarianza ha dei valori completamente sballati, quindi sarà orribile, e ci saranno invece alcuni intervalli di tempo per cui si riconosce già la tipica forma del semivariogramma, ok? Questa forma qua, di questa curva. Quindi noi abbiamo ottenuto praticamente per le nostre classi di distanza, quindi sono 8 classi di distanza e questi sono i valori, il valore della semivarianza che si esprime con gamma. Ok? E quindi questi sono gli 8 punti che rappresentano la semivarianza nelle classi di distanza. Di questa serie dobbiamo andare adesso a fare il fitting, cioè dobbiamo andare adesso a trovare il modello teorico che meglio, quindi approssima, interpola questi punti. Ok? Bene. Allora, questo è quello che vi stavo spiegando. Vi faccio vedere questo. Ritorniamo a questa slide, così vi spiego quello che c'è scritto nella slide successiva. Quindi noi adesso abbiamo ottenuto questo semivariogramma. Come vi ho fatto vedere, praticamente lanciando la componente, voi avete ottenuto un mese, quindi i dati, cioè per ogni time step orario del mese di giugno, avete ottenuto un semivariogramma. Quindi un grafico di questo tipo. Che cosa dovete fare adesso? Dovete andare a fare il fitting di queste curve. Cioè dovete andare a trovare appunto il modello teorico che è meglio approssima all'andamento di queste curve. Ora c'è un piccolo ragionamento da fare su cui dovete stare molto attenti. Allora, Madonna, silenzio. Allora, noi adesso stiamo lavorando sui valori di temperatura. Quindi su dati sulle storiche di temperatura. Come possiamo ragionare? Allora, poiché andare a fare il fitting, cioè il fitting del modello, andare a trovare il modello teorico che meglio approssima quello sperimentale per ogni time step del nostro mese, sarebbe una cosa che appunto richiede molto tempo, molto lavoro, soprattutto dal punto di vista informatico, è una cosa che appunto si dice computational demanding, perché ci impiega troppo tempo. Noi adesso dobbiamo andare a decidere come andare a gestire, come andare a guardare i nostri dati. Allora, noi per esempio sappiamo che la temperatura, possiamo andare a guardare i nostri dati, perché in questo caso sono le temperature, come ad esempio la media stagionale o la media mensile. Quindi cosa possiamo fare? Possiamo andare a calcolare il valore medio delle temperature per tutte le stazioni o per tutta la stagione, per esempio, non lo so, possiamo scegliere la primavera, l'estate, l'inverno, così, e andare a calcolare un solo semivariogramma sperimentale. Ok? Quindi quello che voi dovete fare è: io ho dati di temperatura.
temperatura. Immaginiamo di avere, non lo so, un anno, già solo un anno, di dati a scala oraria, io ho 8760 time step. Ovviamente ottenere 8760 curve, andare a fare il fitting di 8760 curve sarebbe da pazzi. Quindi noi dobbiamo decidere come andare a gestire i nostri dati. Per esempio posso andare, appunto, come ho detto, andare a calcolare la media mensile delle temperature e quindi passare da 8760 dati a 12 sostanzialmente dati, oppure posso andare a considerare la media stagionale, quindi ad esempio andare a calcolare il radio 4 e così via. Ovviamente che cosa succede? Che tutte queste strategie, io le ho chiamate strategie in questa slide, porteranno a degli errori, perché ovviamente quando io vado a fare la spazializzazione di dati, andando a considerare magari la media mensile, la media stagionale, il valore medio potrebbe dare dei valori sull'interpolazione. Però che cosa sono? Sono dei valori accettabili? Sono dei valori che io preferisco avere dei piccoli errori piuttosto che per passare giorni e giorni a fare il fitting del semivalogramma? Tanto io di nessuno mi verrà a contestare. Quindi noi che cosa facciamo? Facciamo una scelta. Per questo io prima vi ho detto, questi qui sono le medie mensili di giugno. Io ad esempio ho scelto di fare la media mensile del mese di giugno e di calcolare il semivariogramma per le medie, e quindi andare a fare il fitting di un valore sostanzialmente di giugno, e quindi per il 2008 di 12 valori. Per quanto riguarda le precipitazioni, allora, mentre sulle temperature noi riusciamo a riconoscere dei pattern, diciamo, abbastanza chiari, perché appunto sulle medie mensili l'andamento dell'anno delle temperature più o meno è sempre lo stesso, le precipitazioni ovviamente sono dei processi che sono molto più incerti. Quindi che cosa potete fare? Potete ad esempio andare a lavorare a scala di vento. Quindi che cosa potete fare? Anche in questo caso voi andate a considerare un evento meteorico, ad esempio 5-6 ore, andare a calcolare il semivariogramma sperimentale per queste 5-6 ore, fare il fitting e utilizzare i dati così ottimizzati. Oppure, anche in questo caso, va bene, io voglio correre il rischio, mi calcolo il semivariogramma sperimentale per tutti i time step, quindi ad esempio per ogni mese, e poi mi vado a prendere la semivarianza media. Ascoltatemi. Allora, quindi sulle temperature potete ragionare facendo la media dei valori e andando a fare il semivariogramma sulla media. Sulle precipitazioni invece andate a calcolare la semivarianza per ogni time step e poi fate la media delle semivarianze. Questa potrebbe essere un'altra strategia. Quindi, come nel nostro caso, ottenete tutti i time step del mese, che mi sembra siano intorno ai 720. Quindi di quei 720 semivariogrammi andate a fare il valore medio. Il valore medio vi genererà una serie di punti, quindi una curva, di cui andate a fare il fitting. Anche in questo caso stiamo facendo un'assunzione, stiamo scegliendo una strategia, perché in qualche modo appunto dobbiamo andare avanti. Quindi si fanno queste assunzioni all'inizio, dopodiché si va a vedere se queste assunzioni sono state troppo forti, e quindi significa che i valori interpolati sono stati interpolati malissimo, oppure se invece generano degli errori trascurabili, ad esempio le temperature, errori trascurabili sono nell'ordine 1, 2 gradi, mezzo grado, 3 gradi, esagerando. E quindi in questo caso vi dite, vabbè, l'assunzione che ho fatto mi genera degli errori, però tutto sommato sono degli errori accettabili e io preferisco risparmiare tempo, risparmiare risorse e fatica, però appunto avere questi errori. Spero di essere stata chiara. Allora, quindi questo è esattamente